Salve a tutti e bentornati in Mega Man Battle Network. Siamo alla puntata finale. Nello scorso episodio avevamo fatto Magic Man, avevamo scoperto la verità su Mega Man e sulla sua situazione genetica come fratello morto di Lan. E adesso dovremmo fare il boss finale. Purtroppo devo iniziare così perché, se vi ricordate, non posso più salvare. Infatti ho dovuto riaffrontare Magic Man subito prima di iniziare. Allora, qui ci troviamo ovviamente nell'edificio del WWW. Questo è proprio l'ufficio di Wily e questo era il passaggio segreto che avevamo scoperto. Abbiamo qui Mail e Chod che sono venuti ad aiutarci. Possiamo affrontare Chod qui, però non so se teniamo il chip. Possiamo comunque provarci, perché in realtà ho scoperto un dettaglio sul modo in cui lo affrontavo. Che è questo: se noi colpiamo Protoman, lui poi verrà quasi subito a fare un altro attacco. Visto che il nostro problema principale mentre lo affrontiamo è proprio che non attacca subito, possiamo fare così. Finché siamo attenti a prenderlo bene. E a quando fa il suo attacco modificato, dovremmo riuscirci. Purtroppo qui non ho avuto la fortuna migliore con Chip. Attenzione, perché potrebbe comunque farne un altro. Però facendo così abbiamo ottenuto un livello 6. Se lo fate un po' meglio potete molto probabilmente finirlo con un livello molto più alto. Quindi andiamo oltre e andiamo veramente verso il boss finale, perché qui c'è Lord Wily con il suo razzo con il virus all'interno. Lui parla del dottor Ikari che l'ha cacciato dal suo laboratorio e del fatto che adesso si vendicherà. Questo perché 30 anni fa due famosi scienziati erano in competizione per essere il migliore. Lui, e non il dottor Ikari che conosciamo, ma suo padre, nostro nonno, il dottor Ikari, sempre. Per esattezza parla del dottor Tadashi Ikari, a differenza del dottor Yuichiro Ikari, che è nostro padre. Se per questo Lan neanche si chiamerebbe Lan, si chiamerebbe Netto in giapponese. Però gli altri invece mantengono il nome giapponese anche nelle altre versioni. Comunque, Wily si occupa dei robot e invece Ikari, Tadashi Ikari, lavorava sulla rete. Ma un giorno la loro nazione scelse di finanziare il progetto di Tadashi Ikari e tagliò i fondi di Wily qui, cancellando la sua ricerca. Praticamente è la storia di Mega Man normale anche. Solo che qui Wily si è proprio costruito tutta un'organizzazione criminale, nell'altro invece di solito fa le cose da solo. Purtroppo si è scordato, a quanto pare, un cavo per il jack-in qui, e quindi noi entriamo all'interno del razzo e qui siamo alla fine.
Più o meno. Ci sono ancora alcuni nemici da affrontare. Non so chi ha deciso di mettere gli scontri casuali qui, però l'hanno fatto. Vai! Snake Egg 3. Non posso salvare. Ci siamo. Allora, scusate un attimo. Ok. Questo è il Life Virus, il Dream Virus. La nostra ultima battaglia. E questo è il... la sua vera feo, la sua vera forma. Questo virus, come vedete, ha un'aura difensiva. Purtroppo, questo virus, come vedete, è anche molto debole contro il Buster. Perché ha 1000 punti vita, però il Buster, non capisco perché, diventa estremamente veloce. Inoltre, questo virus può creare questi nemici. Questi sono gli Scuttles, no, gli Scuttle, gli Dreambeat in giapponese. E può caricare un suo attacco che poi lancia contro di noi. La sua caratteristica principale, però, probabilmente, è la sua aura difensiva. Quello scudo viola richiede 100 punti vita di danno inflitti in un solo colpo per essere tolto di mezzo. Fate attenzione però, perché purtroppo i suoi aiutanti là possono dare molto fastidio, come questi gialli che utilizzano l'attacco dei Billy. Con lo stesso effetto. Non hanno troppi punti vita. Questi verdi invece sono elementali alla fine, quindi usano tutti quanti uno degli attacchi che già conosciamo. Però, per fare un esempio, se io lo attaccassi con Sword adesso, con l'aura alzata, non gli farei niente. Perché 80 di danno non è abbastanza per romperla. Ha 3 attacchi a disposizione, non mi sembra che ce ne abbia altri. E sono quella meteora, quella spada gigante . Mi sembra che adesso gli piaccia parecchio utilizzare la meteora. La spada gigante prende due colonne della mia area, quindi devo stare dietro. E poi c'è quel laser che ho usato all'inizio, che ovviamente avete visto come... così. Quindi fate attenzione, vi conviene mettervi in uno degli angoli, sempre. Così potrete evitare l'onda. Un attimo, ma perché l'ha colpito? Sono il Davide del futuro che sta editando. Non mi ero accorto mentre registravo che il suo scudo sparisce subito prima che lui attacchi. Lo fa per tutto lo scontro, quindi anche quella è una strategia da utilizzare. Allora, non ho capito onestamente perché l'ha danneggiato così, però... questo boss è un po'... è un po' caotico ogni tanto.
E può essere difficile capire esattamente come funziona. Proprio perché l'aura che dicevo non sempre va come uno si aspetterebbe. Non ho capito, per esempio, perché è stato colpito una seconda volta. Forse dovrei ricontrollare il footage. Però, comunque, avete visto che una strategia efficace è infliggere 100, se non avete abbastanza chip che infliggono danni ripetutamente, e infliggere 100 danni e poi andare proprio con il Buster senza pietà, perché il Buster è estremamente forte contro di lui. Comunque, abbiamo finito il boss finale. E abbiamo attivato la sequenza di autodistruzione di questo razzo, distruggendo così tutto il laboratorio. Ce ne andiamo. E Wily rimane nel suo laboratorio mentre esplode. Lan dà sempre prova di essere bravo a riconoscere le emozioni altrui. Comunque, tutti quanti se ne sono riuniti qui. Pure Chowd. E in questo modo, calmo e felice, noi facciamo l'ultimo jack-in del gioco. E così finisce Mega Man Battle Network 1. Un gioco su cui onestamente io non so ancora che cosa pensare. Cioè, come si può spiegare? Questo gioco ha una serie di problemi, indubbiamente. Ma al tempo stesso, la prima volta che ci ho giocato io l'ho odiato assolutamente. E ancora adesso ci sono diverse parti che secondo me sono fatte male. In particolare, credo che questo gioco abbia ancora il sistema di navigazione di internet peggiore di tutti. Assolutamente, dover andare da Internet 1 a Internet 2 e poi passare dall'altra parte è un'esperienza pessima. L'unica cosa che lo salva è il fatto che effettivamente non è necessario farlo ogni volta. Ma si può passare dall'altra parte semplicemente facendo il jack-in dal computer giusto. Ora, questo lo rende ottimo? No, secondo me comunque è uno dei peggiori della serie. Secondo me comunque da qui c'è ancora molto. C'è ancora molto da imparare, ma non per questo
Credo che sia un gioco da buttare via. Credo che ci sia una buona base, diciamo, per il resto della serie. E credo che dal fatto che Mega Battle Network 2 è un miglioramento sotto ogni punto di vista notevole, credo che Capcom sia riuscita a prendere il meglio da questo gioco. Comunque, sconfiggendo il boss finale, abbiamo ovviamente qui i risultati finali. Abbiamo finito in 9 ore e 20. Abbiamo 92 chip su 175 nella libreria. Onestamente, pure molti di più di quanto mi sarei aspettato. Mega Man a livello 53, livello che, come vi ho spiegato, dipende dal numero di power up, dal numero di HP memory che abbiamo ottenuto. E comunque così è finito il gioco. E abbiamo ottenuto una stella d'oro sullo schermo del titolo. In altri giochi queste stelle sono molte di più, ma Battle Network 1 ha solo questa perché non aveva lo stesso numero di cose alternative. Per esempio, ci sarebbero stelle per completare la libreria. Però non ce n'è una in questo gioco. Da un certo punto di vista è un bene, perché completare i break in questo gioco non è proprio una buona esperienza. Dall'altro è anche vero che, come si dice, se uno lo fa si trova senza niente, tranne un trofeo. In questa versione hanno deciso di mettere un trofeo per la libreria. Comunque, continuando, ci troviamo di nuovo qui. E non so in realtà, perché non mi ricordo più, se abbiamo ottenuto quello Snake Egg 3. Comunque, visto che adesso ci troviamo qui, possiamo fare un checkout. Tornare indietro semplicemente e prendere tutto quello che abbiamo mancato. Funziona così ogni gioco della serie, praticamente. Qui abbiamo gli altri che possiamo affrontare. Però, di nuovo, se sconfiggiamo Magic Man, ci troviamo senza la possibilità di salvare. Quindi, per fare altre cose dobbiamo tornare a ACDC Town. Se vogliamo tornare alla base del WW, ci basta prendere questa statua, così. Entrare dietro alla statua. E qui abbiamo di nuovo Shod, per esempio. Però direi che possiamo chiudere qui di fronte a casa di Lan, perché così vi ho introdotto un po' al postgame. Non so se lo farò in realtà. È una cosa che potrei valutare, però è anche vero che in questo momento mi basterebbe anche aver finito questa serie. E basta. Perché, visto che abbiamo appunto sconfitto un boss finale, qui si chiude un'altra serie del canale. È incredibile che avevo fino a qualche tempo fa tre serie in corso, adesso ce ne ho una sola più Echoes in multigiocatore, che la considero come una cosa parallela alle altre perché non è fatta allo stesso modo, non la faccio da solo come queste. E che altro? E ovviamente c'è Sonic Frontiers da finire, e quella sarà la prossima cosa che farò. Devo finire pure Sonic Frontiers, se no che cosa faccio? E poi sarà il momento di dedicarsi ad altro. E quindi, di fronte a questa prospettiva,
io vi saluto. Mi raccomando, se il video è piaciuto, se la serie vi è piaciuta, commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video. Se il video non è piaciuto, se il video non vi è piaciuto, commentate comunque, se non vi è piaciuto, vabbè, qui mi leggo ancora peggio del solito. Così che possa avere il contenuto. E noi ci vedremo a questo punto in Sonic Frontiers The Final Horizon. Ciao a tutti!